Questo è per esempio meccanico di Franco Curti, rilegatore di Carmagnola che negli anni 30 dedica 12.000 ore del suo tempo libero per realizzarlo. Già negli anni 40 lo porta in giro per le grandi città del nord Italia, Torino, Milano, fino a quando negli anni 70 incontra i padri cappuccini liguri e negli anni 70 appunto decide di donarlo ai cappuccini perché questo presepe possa continuare ad affascinare grandi e piccini all'interno dei conventi liguri. Nel 2008 padre Andrea Caruso, ultimo responsabile cappuccino di questo presepe, lo dona al nostro museo. Da lì inizia la sua esposizione all'interno della Cappella Superiore della Chiesa di Santa Caterina, che rappresenta l'auditorium proprio del Museo dei Cappuccini. Siamo nel centro di Genova, dietro Palazzo di Giustizia.